Patrizia Sustar. Buonasera. Genova non è un sobborgo di Milano, non so se ve ne siete accorti. E non è neanche il bacino di voti che per 40 anni hanno saputo sempre solo pescarci. Genova è una città piena di cittadini che hanno bisogno di tante cose, le cose che noi sappiamo poter portare in comune e possiamo fare in modo che si avverino. Attendiamo l'11 giugno per poter gridare insieme che Genova ha cambiato finalmente musica. Grazie. Brava Patrizia. Non ti ho ancora nominato, perché vieni avanti? Non ho ancora detto il tuo nome, perché sei già qua? Vieni. Giuseppe Vivalda, detto Renato. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, sono molto emozionato. Però volevo ringraziare tutti, tutti voi che siete sotto questi gazebo, perché avete dedicato la maggior parte del vostro tempo libero per far sì che Genova cambi musica e diventi a 5 stelle. E volevo anche fare un ringraziamento particolare ad un grande combattente, Luca Pirondini. Quindi, domenica votiamo Movimento 5 Stelle e mandiamoli a tutti a casa. Genova deve cambiare musica! Stefano Perotti. Ciao a tutti, io mi chiamo Stefano Perotti, ho 45 anni, sono un manager aziendale e sono laureato in economia e in giurisprudenza. Quello che spero è di riuscire a dare il mio contributo in consiglio comunale. Ma la cosa che ritengo più importante è senza dubbio che dopo l'11 giugno Genova sia una città a 5 stelle e soprattutto, consentitemelo, anche una città finalmente libera dal gioco d'azzardo. Grazie. Ciao Stefano. Grazie Stefano. Alberto Valenziano. Buonasera a tutti. Io quello che voglio fare è banalmente rivolgervi un augurio che credo di poter condividere anche insieme a tutti i consiglieri comunali e consiglieri municipali. Domenica avete la straordinaria opportunità di scrivere una pagina di storia per Genova. Siatene orgogliosi autori. Dobbiamo rialzare la testa, riprenderci libertà e dignità. Domenica al governo di Genova e presto al governo del nostro splendido paese. Grazie. Bravo Albi. Massimo Pasero. Buonasera a tutti, mi chiamo Massimo Pasero, ho 54 anni e vi ringrazio intanto di essere qui tanti e numerosi, ma la cosa che volevo dire brevemente è questa: noi non siamo venuti qui per partecipare, siamo venuti qui per vincere, siamo venuti qui perché vogliamo riprendere in mano la nostra meravigliosa città che 40 anni di governo, di centrosinistra ha portato nelle condizioni in cui sapete. Quindi vi chiedo a tutti, a quelli presenti, a quelli che sono un po' più distanti, che vedo camminare là in fondo, di fare questo sforzo, di provare a cambiare veramente una volta per tutte il volto a questa città. E l'unico modo per poterlo fare è attraverso il Movimento 5 Stelle e Luca Pirondini. Non c'è altro modo. Grazie a tutti. Grazie Massimo. Francesca Cagnana. Ciao a tutti, sono Francesca e devo dire ci sono dei momenti che non mi rendo ancora conto di questa pazzia che ho fatto. E quando ho conosciuto Luca, lui mi ha detto proprio questa frase, mi ha detto una bellissima pazzia. Io dico solo una cosa, sono fresca di attivismo, non ho mai fatto una campagna elettorale, ho conosciuto delle persone straordinarie che mi stanno dando una forza incredibile, però voglio anche ricordare tutte le persone che non sono candidate e che sono simpatizzanti del movimento, amici, parenti, colleghi che mi hanno sostenuto tantissimo, mi hanno aiutato in questa scelta e in particolare vorrei ricordare una frase di un'amica che quando ha visto la lista pubblicata dei nostri nomi ha detto: Franci, ma che onore! E io in quel momento ho detto: è vero, è proprio un onore, io sono una candidata del Movimento 5 Stelle, non ci posso credere. Luca l'ha detto tante volte che è orgoglioso di poter rappresentare il nostro simbolo, è proprio così.
Domenica dobbiamo farcela. Ditelo a tutti i vostri amici, a tutti i vostri parenti, a quelli che ancora sono indecisi. Dobbiamo veramente riprenderci Genova. Ce la facciamo, ce la possiamo fare tutti insieme. Angelo Scannifio. Ciao a tutti, sono Angelo Scannifio, sono un operaio metalmeccanico portuale, vengo da Bolzaneto e sono un attivista del Movimento 5 Stelle. Volevo dire, noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo volantinato questi giorni, abbiamo fatto una propaganda pazzesca. Adesso tocca a voi votarci domenica. Con quella matita potete decidere il destino di Genova. Grazie. Bravo Angelo, grande. Oriana Moreschini. Buonasera a tutti, sono Oriana Moreschini, ho 62 anni, e attualmente non lavoro, in passato mi sono occupata di indagini di mercato. Mi sono candidata nel Movimento 5 Stelle in quanto è un movimento libero da poteri esterni, non poteri esterni, da, come posso dire? Da tutto, perché è nato dalla voce dei cittadini e voglio utilizzare le mie forze per sostenere il Movimento 5 Stelle con il suo candidato sindaco Luca Pirondini. Devo fare un saluto a tutti da un grande attivista, Marco Avogadro, che si trova in ospedale e che ha telefonato per farci gli auguri a tutti e in particolare a Luca. Allora, cos'altro vi devo dire? Vi devo dire, votate il Movimento 5 Stelle con candidato sindaco Luca Pirondini. Grazie Oriana. E poi sono bravissimi, perché non è che siano abituati a parlare in pubblico come quelli che gridano dall'altra parte dove c'è l'assetto antisommossa. Qua siamo tutti tra di noi, tutti cittadini, senza guardie, senza forze di polizia, come al solito. Simone Barresi. Ciao a tutti, io sono Simone Barresi, ho 34 anni. Per quanto riguarda i temi, Luca direi che ne ha parlato ampiamente e ha annichilito quelle due cariatidi che stanno cercando di prendere la nostra città. Quindi io volevo parlare soltanto velocemente di emozione, perché è davvero una grossa e una grande emozione essere qui finalmente dopo un percorso di anni per poter condividere quello che è un programma che è stato costruito dai cittadini per i cittadini. Quindi domenica, penna alla mano, Movimento 5 Stelle, e vinciamo la città. Grazie, ciao. Ciao, Massimiliano Lucente. Buonasera, ciao, quanti siete? Vorrei potervi dire che sono stato educatore per tanti anni, ho avuto a che fare con i minori, quante cose grosse e piccole abbiamo fatto nel comune, quanto abbiamo battuto le strade, ma è soprattutto per dirvi che siamo sempre gli stessi. Quando qualcuno vi dice che differenza c'è tra i partiti e il Movimento 5 Stelle, diteli che noi facciamo politica delle cose vere. Che differenza c'è tra i partiti e noi, che noi facciamo le cose per i cittadini. Votate il Movimento 5 Stelle perché ne abbiamo bisogno. Davide Buda. Buonasera a tutti, io mi chiamo Davide Buda, ho 42 anni e ho deciso di candidarmi per il Movimento 5 Stelle perché vorrei essere il portavoce delle persone disabili. Io ho una disabilità da 25 anni e da 20 anni mi occupo di una situazione di volontariato Onlus Ligure. E ho deciso insieme a tutte le persone qua di portare la mia esperienza al servizio delle persone che purtroppo hanno delle difficoltà. Anche loro ne hanno necessità e anche noi dobbiamo starci vicino. Grazie mille e votate Luca Pirondini. Grazie Davide. Te la senti? Andiamo? Andiamo. Riccardo De Giorgi. Buonasera a tutti, piacere, Riccardo De Giorgi, 41 anni, imprenditore. Nel mio lavoro, come in tutti i lavori della piccola e media impresa, è fondamentale la delega e l'organizzazione per far andare tutti gli ingranaggi nel posto giusto.
Nella politica negli ultimi decenni la delega ha fatto l'effetto opposto, ha creato sicuramente questa situazione che ci rende tutti arrabbiati e insoddisfatti. Col Movimento 5 Stelle abbiamo l'opportunità di essere veramente liberi e di agire secondo dei principi sani. Votiamo il Movimento 5 Stelle. Grande Ricky. Martina Delfanti. Ciao a tutti, sono Martina Delfanti, 50 anni, disoccupata. Sì, ho avuto una mia attività commerciale che ho dovuto cedere perché massacrata dalle tasse, massacrata dai grandi centri commerciali. Bene, io praticamente ho seguito il Movimento 5 Stelle fin dall'inizio perché mi sono innamorata delle ideologie di questo movimento e dell'onestà di questo movimento. Mi sono candidata come consigliere comunale proprio per portare la voce all'interno delle istituzioni, la voce vostra, nostra, di tutti i problemi che vivo io, che viviamo tutti ugualmente. Sono d'accordo con Patrizia su una cosa. Genova non deve essere un sobborgo milanese. Genova deve tornare ad essere la superba di una volta. Grazie. Martina, bravi, bravi. Cristian Azzeni. Buonasera, mi chiamo Cristian Azzeni, ho 39 anni e sono un imprenditore. Vi voglio dire che dopo i milioni recuperati, la differenziata, l'abolizione di Equitalia e la lotta alla mafia che oggi sono una realtà in tutti i comuni dove amministra il Movimento 5 Stelle, bene, adesso questi 40 anni di balle che ci raccontano finiscono e finalmente Genova ritorna fuori a rivedere le stelle. Domenica abbiamo una grande occasione. Andiamo e votiamoli via. La senti? Mario Lattanzio. Buonasera a tutti. Ero un regista televisivo, un mondo dal quale sono scappato perché vi dico che veramente pratica l'ipnosi di massa. Oggi lavoro per il gruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, faccio il videomaker e ne sono orgoglioso perché veramente cerchiamo di fare informazione. Qui stasera ci sono i miei bambini, c'è Marta che cerca di guardarti da un'ora. E forse dobbiamo dire qualcosa a loro con questo gesto, perché qua su questo palco qualche mese fa eravamo a difendere noi del Movimento 5 Stelle la Costituzione. Oggi i nostri beni e comuni sono attaccati dalle privatizzazioni e dalle liberalizzazioni, scusate. L'acqua pubblica, i servizi pubblici nel 2011 abbiamo deciso che debbano rimanere pubblici e noi come Movimento 5 Stelle lotteremo sempre per questo e per lasciare ai nostri figli un mondo migliore. Grande Mario. Chi viene? Gabriele? Sono pronti Gabriele? Venga a suonare. Questa è la nostra squadra, in realtà mancano due persone, che in realtà ci sono, ma sono Michela Manca e Angela Dionigi. Facciamo un applauso anche a loro, anche se non intervengono. Non parlo. Sì. Vieni Andrea, vieni. Adesso la serata va avanti con ancora musica, c'è la Gabriele Fiannacca Band, direi. Poi ci sarà Daniele Racco, insomma, uniamo l'ambito politico a quello anche musical, culturale. Poi Daniele fa un monologo molto bello che però ci dà anche la possibilità di pensare, di fare dei ragionamenti, come già un altro comico genovese anni fa faceva. Per chi non lo conoscesse, è quello che ha detto a tutta Italia che la Parmalat era fallita, mentre la Consob non lo sapeva ancora. Magari ve lo ricordate, io mi ricordo di quel signore. Noi ci vediamo dopo, grazie a tutti. Io dico una cosa, perché magari qualcuno di voi che c'è adesso, poi, o magari c'è adesso, magari non c'è dopo. In questi giorni, tra oggi e domani, andate via, come dice sempre anche Andrea, con i compiti a casa. Cioè, parliamo con gli indecisi, perché c'è poca differenza tra tutti, veramente ci sarà poca differenza. Parliamo con lo zio non ancora convinto perché 4 anni fa Beppe Grillo ha detto una parolaccia. Riportiamolo sulla retta via, spieghiamogli come stanno le cose, abbracciamolo, diamogli dell'amore, aiutiamolo, rispondiamo all'odio con l'amore e domenica ci togliamo una grande soddisfazione. Vi lascio con Andrea Boccaccio.